Amici e amiche carissime, bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al peccato originale. Questa ipotesi teologica che ci accompagna ormai da diverso tempo e che ora stiamo cercando di eh, verificare, di approfondire, soprattutto alla luce delle rivelazioni fatte da Nostro Signore Maria Valtorta. Abbiamo già visto eh, diverse, diverse cose perché abbiamo già dedicato ben eh, quattro puntate agli scritti di Maria Valtorta ma ce ne vorrebbero molte <ride> davvero moltissime ci sarà una quinta che è quella di oggi e presumibilmente ci vorrà anche una sesta e eh, pur con questo tagliando ampiamente perché eh, se si potrebbero fare due cicli di catechesi apposta se uno volesse andare a vedere tutte le informazioni e tutto ciò che Gesù ha spiegato eh, in questi scritti per quanto riguarda il peccato originale Dobbiamo necessariamente, per quello che interessa a noi, quindi focalizzare e cercare di ricostruire quel che è accaduto in sede di peccato originale, quindi non poi tutte quante anche gli approfondimenti teologici, i significati che ci porterebbero molto molto lontano, dobbiamo però andare a vedere insieme anche ehm, l'ampia sezione Ovviamente ne vedremo una parte dove si tratta di questo argomento nell'ambito delle lezioni sull'epistola ai Romani. Sapete che le lezioni sull'epistola ai Romani è il primo e purtroppo l'unico di una serie di commenti ai libri del Nuovo Testamento che Gesù aveva lasciato come ulteriore corollario di tutta l'opera. E era sua intenzione cominciare dalla lettera ai Romani, che per chi insomma, conosce un pochino la Bibbia, dopo i Vangeli e gli Atti degli Apostoli, la lettera Romani è il primo libro appartenente al Nuovo Testamento, e dopo ci stanno la prima e la seconda Corinzi, per finire poi con, con, con l'Apocalisse, cioè tutto l'epistolario paolino, 14 lettere, le lettere cattoliche, cioè le tre lettere di San Giovanni, le due lettere di San Pietro, la lettera di Giacomo e la lettera di Giuda e poi il libro dell'Apocalisse. Nostro Signore, questo per chi non lo sapesse, aveva intenzione di commentarle tutte, compresa l'Apocalisse, immaginiamoci noi il commento del libro dell'Apocalisse fatto da nostro Signore, non lo ha fatto più, è un particolare, diciamo, abbastanza triste di questa vicenda. Non l'ha fatto più perché, a causa della, delle disobbedienze, soprattutto fatte da chi doveva. E curare la corretta divulgazione di questi scritti senza andare a creare problemi come di fatto poi sono accaduti con le autorità ecclesiastiche, ha detto: Beh, se fate così, quindi che non fate quello che vi dico io, e quindi non, non mi blindate questi scritti in modo tale di non metterli in mezzo alla strada, fine delle comunicazioni, fine della trasmissione. E... fine della trasmissione. Questo ci fa anche capire insomma, che bisogna fare attenzione con, con, con le grazie di Dio, eh? perché quando le grazie di Dio si usano malamente o si sprecano, il nostro Signore non ci mette niente a dire va bene, le sta, le sta sprecando. In continuazione adesso chiudiamo il rubinetto e vanno da qualche altra parte. Chissà se a Maria Valtorta in privato, dato che ella terminò la sua vita in uno stato di praticamente quasi totale solitudine, che all'esterno appariva come una sorta di inebbedimento, ma anche quello fu una cosa che gli disse il nostro Signore, disse ti smemorerò del mondo nel tuo amore, perché erano troppe eh, le, le, le sofferenze e i dispiaceri che questa poveraccia stava soffrendo proprio a causa del vedere tanta fatica eh, vanificata purtroppo dalle umane volontà che la stavano mal gestendo, dice bene facciamo così, le comunicazioni sono interrotte e a te, dopo che hai sofferto un altro po', prima che, che, che ti porto dall'altra parte, ti faccio fare un'anticamera in questo mondo. Quindi ti smemoro così tu non ci pensi a queste cose qui e ti prepari all'incontro con me. Chi lo sa, dentro queste eh, vicende private tra Gesù e Maria Valtorta, quante altre cose potrebbe aver detto a lei personalmente, ma noi non le abbiamo. Quindi, accontentiamoci di quello che abbiamo. E. Però ci tenevo a dire questa cosa, anche se esce un po' fuori dal nostro argomento, per sensibilizzare chi ascolta anche queste catechesi: attenzione all'uso che noi facciamo delle grazie di Dio, perché con le grazie di Dio non si gioca e non si scherza. Se sono mal amministrate, c'è il pericolo che il nostro Signore chiude i rubinetti. E come si dice a Roma, buonanotte. <ride> ecco, ora. E chi conosce le lettere romani sa che nelle lettere romane c'è un'ampia sezione dove San Paolo attraverso il discorso sul, su Adamo e su Cristo nuovo Adamo proprio sviluppa la dottrina cattolica del peccato originale come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così la morte ha raggiunto tutti gli uomini perché tutti in Adamo hanno peccato questa è proprio la quintessenza della dottrina cattolica sul peccato originale e quindi come a causa di quel primo Adamo il peccato è entrato nel mondo e connesso alla morte, così a causa del nuovo Adamo entra nel mondo la giustificazione e la possibilità di riavere la vita della grazia sulla terra e la vita eterna in cielo. Questo proprio in due parole, quello che l'Apostolo scrive in termini ovviamente poi da lui approfonditi, anche in chiave teologica. No? Ovviamente questo capitolo è commentato dallo Spirito Santo e c'è una amplissima sezione. Del 28, febbraio, dal 13 al 28 febbraio, del 28 febbraio del 1948 che è appunto un amplissimo commento ai primi 13 versetti del capitolo 7 della lettera ai romani. Noi ne leggeremo alcuni stralci, quindi eh, non tutto. Gli stralci che eh, ho ritenuto diciamo così maggiormente rilevanti per la completezza del tema che stiamo trattando. Non ci sarà niente di nuovo rispetto a quello che già abbiamo. Imparato, però alcune piccole sottolineature e evidenziazioni che possono aiutarci a completare il quadro. Ecco, dopodiché bisognerà dare un'occhiata esegesi di eh, Gesù per quanto riguarda il capitolo 6 del libro della Genesi, quindi la corruzione dell'umanità, questo sia per smontare l'ipotesi evoluzionistica, sia anche perché poi quando dovremo paragonare gli scritti di Maria Valtorta con quelli del sacerdote di cui ormai stiamo parlando, di altre circostanze, che è Don Guido Bortoluzzi, bisognerà vedere, vedere, vedere la, la, la seria differenza, perché proprio sulla, in forza di quell'interpretazione eh, che vengono accostati gli scritti di, 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 di Don Guido a quelli di Maria Valtorta. Ma vedremo che non è affatto così. Eh, ci sono delle somiglianze, ma anche delle grandissime differenze. Eh, quindi sarà necessario. E poi fare un pochino una conclusione quindi dire allora in Maria Valtorta il peccato originale è questo 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 e questo partiamo oggi con il viaggio nella lettera ai romani prima prima sezione da leggere sta parlando dei doni che avevano gli uomini nello stato di natura integra tra cui il dono della scienza comincia la citazione questo dono di scienza Così come regolava l'amore della creatura verso il creatore, altrettanto regolava l'amore della creatura verso la creatura, verso la compagna e sua simile per prima cosa, avendo per essa, attenzione, un amore senza disordine di libidine, l'amore ardente degli innocenti che solo i lussuriosi e i corrotti credono incapaci di amare. È chiaro quello che ci interessa, no? Prima del peccato originale c'è un amore senza disordine di libidine. Non c'è bisogno che spieghi cosa sia la libido perché penso che la sappiamo tutti quanti, no? E attenzione, era un amore ardente degli innocenti. Io ho già fatto riferimento nelle puntate precedenti all'amore ardente che i mistici e le mistiche hanno avuto verso il nostro Signore e verso la Madonna. Quelli sono fuochi d'amore, più grandi di quelli che si hanno negli amori umani e ancora di più negli amplessi libidinosi. Ma non c'hanno niente di, di carnale in questo senso. Anche se possono essere molto fisici: fatto riferimento già a sante, cioè, voi sapete che ci sono stati dei, dei santi, sposi della Madonna, che la Madonna li ha allattati al seno? Ci sono cinque casi nella storia della Chiesa: eh? cinque. Il beato Alano della Rupe, nel libro Il Saltero di Maria, dice che quando la Madonna l'ha sposato a sé, gli ha messo un anello al dito fatto con i suoi capelli e l'ha baciato, non specifica, ma l'ha baciato, lo dice lui. E dopodiché l'ha allattato al seno, non metaforicamente. Eh. San Bernardo è stato il primo caso della storia della Chiesa di allattamento mariano al seno. Poi c'è stato San Domenico da Guzman poi il Beato Arano della Rupe, poi attestato certamente San Giovanni Ud e San Luigi Maria Monfort non risulta dalle, dalle fonti, ma lo ritengo molto verosimile. Sono cose molto concrete. Quante sante hanno, per esempio, ci sono, sono state nutrite dal sangue di Gesù attaccate al costato, la più famosa è Santa Margherita Maria Lacocca, ma anche Luisa Piccarreta. Le tante grazie ricevute, ha ricevuto anche questa. Oltre ai suoi contatti molto fisici con il Signore. Eh? Basta leggere un pochino di, di vite di, eh, di Santi e di Santi. Eh? Quindi c'è un amore senza disordine di libidine, un amore puro, un amore ardente. Io sto pensando di fare un appendice a questo ciclo di Catechesi, per esempio, per capire proprio questo tema con gli scritti con il libro di Tenera Amata perché Tenera Amata eh, per chi non lo conosce insomma al di là del tempo e dello spazio eh, eh, adesso non, non, non mi ricordo l'autore comunque è eh, un astrofisico sudamericano eh, lei lì rivela e descrive a quest'uomo la gloria accidentale dei beati cioè i modi con cui i beati si amano in paradiso tra di loro e cioè sono cose per noi sconvolgenti, cioè Dio che avrebbe pensato una serie indefinita di amori tra le creature che in questo mondo non si possono realizzare a causa della condizione in cui ci troviamo, ma saranno realizzate tutte quante nell'altro mondo, e si tratta di contatti di amore anche qui molto, molto fisici, come sappiamo Gesù ci ha detto che in paradiso non si prende moglie e marito, quindi la libidine non c'entra niente, ma ci sono i contatti, ci sono gli abbracci, ci sono le compenetrazioni, ci sono i baci compenetrativi tra i beati. Se il Signore mi conferma questa cosa qui di, di fare quest'altra appendice, lo vedremo. Così ci ricorderemo che significa l'amore senza libidine, quello che dovevano vivere i nostri progenitori e quindi quello che mantiene integra la verginità, che sarebbe stata una cosa meravigliosa, per tutti noi. Ho già detto la volta scorsa, pensate a quante inibizioni incontriamo noi oggi, no? Cioè, tra un uomo e una donna, purtroppo, un amore, come dire, è bello e sicuro e puro in questa vita è un po' difficile, non impossibile, ma bisogna stare molto attenti. Sapete come diceva Santa Teresa, no? Eh, sì, l'amicizia spirituale tra un uomo e una donna? Sì, sì, benissimo. Purché ci sia di mezzo un, un, un metro di cemento armato, come c'era nei suoi monasteri, insomma, no? lei era grande amica di San Giovanni della Croce. Ma col, con, un, con un metro di muro e di grate a doppia mandata, quindi che non c'entrava manco una mano dentro. C'erano due di, 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 di fila di grate nei, nei monasteri di stretto osservanza teresiani. No? L'abbiamo persa, questa cosa, l'hanno persa loro e l'abbiamo persa tutti. Sarebbe stata una cosa meravigliosa. E questo, attenzione, perché ogni tanto do fare qualche richiamo: conferma pienamente la dottrina patristica quasi universale che lo stato pensato da Dio per l'uomo era lo stato di verginità. Attenzione, che verginità però non significa se non ci fosse stato il peccato originale, la verginità così come la viviamo oggi. Cioè, io che sono un vergine consacrato, non ho contatti con nessuno, non posso averli. E non devo averli ma perché però perché la mia virginità è vissuta nello stato di natura laps io non posso <ride> cioè capite non posso perché nessuno mi assicura che la mia concupiscenza da un momento all'altro non si svegli né che chi fosse un eventuale destinatario di fusioni affettive le possa prendere come dire in senso buono senza Andare ad altro qui non è più possibile questa cosa. Ecco perché bisogna stare attenti, le norme ascetiche e, e, e tutte quante le attenzioni, no? Riprendo la lettura, se no chiacchierò sempre io. O cecità prodotta dai fermenti della corruzione. Gli innocenti, i casti sanno amare veramente amare. Il contrario di quello che pensa il mondo oggi, no? Questo è vero anche adesso eh? che gli innocenti e i casti sanno amare veramente amare. Amare i tre ordini che sono nell'uomo e coi tre ordini che sono nell'uomo, ma iniziando da più alto e andando al più basso, quello naturale, quella tenerezza virginale che è nel più ardente amore materno e nel più ardente amore filiale, ossia di quei due soli amori che sono senza attrazione sensuale. Amore d'anima, amore di creatura figlio per il vivo tabernacolo che lo ha portato, amore di creatura madre per la via testimonianza della sua qualità di procretrice. Gloria della donna che per le pene e il sacrificio della maternità si eleva da femmina a cooperatrice di Dio ottenendo un uomo con l'aiuto di Dio. Questo è il primo stralcio. Secondo stralcio, si salta soltanto un, eh, un piccolo passaggio. No? Adamo ed Eva non giunsero a questo amore perché prima ancora che l'osso delle ossa di Adamo e la carne della sua carne, per la quale l'uomo lascerà il padre e la madre, e si unirà alla sua moglie e i due saranno una carne sola. Prima ancora che gli fiorisse un figlio, attenzione, così come da pianta baciata dal sole e non da altri tocca, nascono fiori e frutta. Il disordine con la D maiuscola aveva corrotto del suo veleno il santo amore dei progenitori che vollero conoscere più di quanto era giusto che conoscessero. Vollero conoscere più di quanto era giusto e sufficiente che conoscessero. L'albero della conoscenza del bene e del male a cui Eva si è recata. Cos'era conoscere più di quanto fossero giusto che conoscessero? Conoscere anche il male. E in particolare la scienza a cui Eva fu iniziata fu proprio quella della riproduzione sessuata, guardando il mondo animale, capendo che quella era una cosa possibile per gli esseri umani e desiderando farla e poi facendola dopo aver conosciuto il piacere sessuale. Questo è quello che abbiamo visto nelle puntate precedenti. Eh? Terzo passaggio. Il peccato rese l'uomo ottuso nell'intelligenza del discernere il bene e il male e nell'integrità. Come un fumo aveva offuscato la verità conosciuta, come un frastuono aveva coperto il suono delle parole divine udite nel fresco della sera del Bell'Eden. Attenzione ora, decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole. Attenzione, è eh? decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole. Ricordiamo le esegesi patristiche sul prologo del Vangelo di Giovanni, quando, Gesù, quando San Giovanni scrive quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue non da sangue, da sangui, ricordate? sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati, cioè oggi noi nasciamo come animali ragionevoli perché nasciamo da sangui, ricordate cosa si intendeva per sangui anticamente? Il sangue bianco e il sangue rosso, cioè i due principi della riproduzione maschile e femminile. Quel modo di concepire fa nascere animali ragionevoli, non più figli di Dio. Per diventare figli di Dio adesso ci vuole un sacramento, perché altrimenti tu rimani un animale ragionevole. C'è una degradazione, cioè, quindi c'è una scalata in basso della natura umana a causa di questa cosa. Decaduto da figlio adottivo di Dio al grado di animale ragionevole, l'uomo sentiva per istinto che uccidere doveva essere male, che corrompersi in libidini oscene doveva essere male, ma non sapeva distinguere sino a che punto era male l'uccidere e quali le lussurie più abiette a Dio. Qui spiega quindi dopo, per, per aiutare l'uomo nel discernimento, dopo il diluvio venne il decalogo. Comunque, tutto questo è un discorso molto molto lungo su questo argomento. Allora, adesso, noi adesso dobbiamo andare a vedere un altro punto ancora. La sezione in cui il Signore afferma la creazione diretta sia del creato che dell'uomo, contro l'evoluzione. Questo poi sarà ripreso nel, nell'esegesi del sesto capitolo della Genesi, che vedremo se di vuoto la prossima volta. Non ci fu autogenesi, no, autogenesi dell'universo e non ci fu evoluzione, ma ci fu la creazione voluta dal creatore. La ragione di cui siete tanto orgogliosi dovrebbe farvi persuasi che dal nulla non si forma la cosa iniziale e dalla cosa unica ed iniziale non può avvenire il tutto. Solo Dio può ordinare il caos e popolarlo delle innumerevoli creature che formano il creato. E questo potentissimo creatore non ha avuto limitazioni nel suo creare, che fu molteplice, né nel creare creature già perfette, ognuna perfetta secondo il fine per il quale è stata creata. È stolto pensare che Dio abbia creato, volendo darsi un creato, cose in formi, attendendo di essere da esse glorificato, quando le singole creature e tutte le creature avessero raggiunto con successiva evoluzione la perfezione della loro natura, perché fossero atte al fine. Naturali, naturale o soprannaturale per il quale sono state create. E se questa verità è sicura per le creature inferiori, con un fine naturale limitato nel tempo, ancora più è certa per l'uomo, creato per un fine soprannaturale e con destino immortale di gloria celeste: può, pentar, può pensarsi un paradiso le cui legioni di santi alleluianti intorno al trono di Dio siano il prodotto ultimo di una lunga evoluzione di belve? Le Legioni dei Santi, attenzione anche qui, ricordiamo questo per quando poi affronteremo l'argomento Don Guido Bortoluzzi. Eh. Attenzione a quello che aggiunge dopo. L'uomo attuale non è il risultato di un'evoluzione ascendentale, ma è il doloroso risultato di un'evoluzione discendentale, in quanto la colpa di Adamo ha per sempre leso la perfezione fisico, morale e spirituale dell'uomo originale. Attenzione, eh. per sempre. Non si torna indietro. Tanto la resa l'allesa che neppure la passione di Gesù, pur restituendo la vita della grazia a tutti i battezzati, può annullare i residui della colpa, le cicatrici della gran ferita, ossia quei vomiti che sono la rovina di coloro che non amano o poco amano Dio, e il tormento dei giusti che vorrebbero non avere neppure il pensiero più fugace attirato dalle voci dei fomiti e che lottano per tutta la vita l'eroica battaglia pur di rimanere fedeli al Signore. Si ricordino, tanto per fare due esempi eccellenti, i casi di San Benedetto e di San Francesco, che per sfuggire ai bollenti spiriti accesisi in loro senza cooperazione da parte loro, perché sono schegge impazzite queste, queste, queste pulsioni adesso in noi, si sono buttati dentro un bel roveto, poi miracolosamente trasformatesi in roseto. Chi vuole andare a vedere, uno sta su Subiaco e uno sta assisi alla Porzioncola. Quindi questo passaggio è importante per dire che l'uomo è decaduto. Quindi secondo il libro della Genesi e secondo le rivelazioni di Valtortiano, attenzione, noi abbiamo i due primi, tutti e due, non uno solo, tutti e due, creati in una condizione di natura integra e perfetta. Col peccato originale avviene una decadenza in basso del genere umano. Attenzione che però rimane uomo, animale ragionevole. L'ulteriore degradazione, quella che sarà poi posta a termine solo con il diluvio, non avviene dal ceppo Adamo e Eva, ma avviene, come vedremo, a causa della discendenza di Caino solo di Caino, di modo tale che c'è una discendenza pulita, tra virgolette, o meglio, che rimane animale ragionevole di Adamo ed Eva, che è quella che discende da Set, e c'è invece una caduta vortiginosa verso forme di ibridazione con le bestie, come vedremo la prossima volta, che è la discendenza di Caino. E purtroppo... A un certo punto l'inizio ha eh, il tentativo di degenerare completamente il genere umano, quindi le unioni tra la discendenza pulita e quella non pulita, miste. Ecco perché a un certo punto il nostro Signore per preservare la razza umana e non farla degradare, tutta quanta a livello di, di bestie o di mezze bestie, quindi prive dell'anima razionale, manda il diluvio. Perché deve fare piazza pulita di tutto, meno che di Noè e dei suoi discendenti che avevano conservato la linea umana, animale ragionevole sì, perché quello ormai dopo Adamo ed Eva non si scampa. Ma non scimmione, o mezza scimmia, o ominide, è un'altra cosa. Vado di nuovo un pochino avanti e alla sezione dove proprio anche nella lettera ai Romani si spiega il perché del diluvio. Nel diluvio perirono, sto citando, eh, i rami corrotti dell'umanità, brancolante nelle tenebre conseguenti alla caduta, nelle quali, e solo per i pochi giusti, come attraverso nebbie pesanti, giungeva ancora un solo raggio della perduta stella, il ricordo di Dio e della sua promessa. Perciò distrutti i mostri, L'umanità fu conservata e moltiplicata nuovamente dalla stirpe di Noè, giudicata giusta da Dio. Venne perciò resa alla natura prima del primo uomo, fatta sempre di materia e spirito, e rimasta tale anche dopo che la colpa aveva spogliato lo spirito della grazia divina e della sua innocenza. Qui lo devo fare per forza riferimento a Don Guido Bortoluzzi, perché secondo Don Guido Bortoluzzi il peccato originale fu commesso dal solo Adamo. Attraverso un'unione bestiale con una scimmia, con un ancestre. Attenzione, questo avrebbe comportato l'immediata ibridazione del genere umano con Caino, nato da questa unione, non dall'unione con Eva, e con questo il genere umano sarebbe irreversibilmente ibridato. In questo modo, non è così. Il peccato originale spoglia l'uomo della grazia e dell'innocenza. Certamente gli fa fare una scalata in basso nel grado di essere: nel senso che introduce nel genere umano un qualche cosa, cioè la libido, che non avrebbe dovuto esserci, ma l'anima rimane, l'uomo rimane uomo. Un ibrido, l'anima, ce l'ha? Punto interrogativo? Non si sa. Ed è più no che sì. Quindi c'è stata una grande differenza, eh, attenzione. Altro punto ancora. E qui è, è un'altra cosa che di nuovo contraddice quello che vedremo poi scritto nel, nel te, nei testi di questo sacerdote. Quando l'uomo si svegliò, qui si parla della creazione dell'uomo e della donna, e vide la donna sua simile, sentì che la sua felicità di creatura era completa, avendo il tutto umano e avendo il tutto sopraumano, essendosi l'amore dato l'amore dell'uomo. Unica limitazione messa da Dio all'immenso possedere dell'uomo. Era il divieto di cogliere i frutti dell'albero della scienza del bene e del male, raccolto inutile, ingiustificato sarebbe stato questo, avendo l'uomo già quella scienza che gli era necessaria e una misura superiore a quella stabilita da Dio, non poteva che causare danno. Leggo un altro passaggio sempre qui, la misura stabilita da Dio della, della, della conoscenza, no? La misura data da Dio è sempre giusta. Chi vuole più di quanto Dio gli ha dato, questo vale anche per noi, eh? è concupiscente, imprudente, irriverente, offende l'amore. Chi prende abusivamente è un ladro e un violento, offende l'amore. Chi vuole agire indipendentemente da ogni ossequio alla legge soprannaturale e naturale è un ribelle. Offende l'amore davanti al comando divino non andare a cogliere il frutto della conoscenza dell'albero del bene e del male. Loro non sapevano che frutto c'era, eh? non lo sapevano, non sapevano che lì ci sarebbe stato il diavolo e che il frutto di quella conoscenza sarebbe stato un conoscere una cosa che non avrebbero dovuto conoscere, cioè la violazione dei segreti della vita. Che Dio non voleva che l'uomo conoscesse. Davanti al comando divino i progenitori dovevano obbedire, senza porsi dei perché. Vedete il, il perché? Qui, se mi posso collegare, l'ultimo capitolo del libro ottavo del libro di cielo di Luisa Piccarreta. Andate a leggere la storia del perché. I perché che si chiedono. A Dio non si chiedono perché. Mai! Senza porsi dei perché, che sono sempre il naufragio dell'amore, della fede e de della speranza. Quando Dio ordina o agisce, si deve ubbidire e fare la Sua volontà senza chiedere perché ordina o agisce in quel dato modo. Sapeste quante volte mi trovo, <ride> sia nel, nel, nel dialogare con le persone, in confessione, nel rispondere alle domande o nel rispondere alle mail, perché, 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 perché. perché. Calma con tutti quanti, sì perché? Perché la curiosità a Dio non piace, non si fanno le domande a Dio di, di curiosità, né si va ad indagare su cose che in questa vita Dio ce le ha occultate. Le sapremo forse nell'altra vita. Non qui. Ogni sua azione buona anche se non sembra tale, alla creatura limitata nel suo sapere. Eva a quell'albero, non ci doveva provare a nà. Nah. Sta lì, lascialo sta lì. Perché la prova era proprio questa, non andarci. E invece c'è andata. È tutto cominciato da lì, perché, attenzione, il peccato originale, come vedremo, in Maria Valtorta, l'abbiamo già visto, è un fatto complesso. L'ultimo atto è l'atto sessuale, non il primo. Il primo è la trasgressione. Poi c'è la superbia, l'abbiamo visto la volta scorsa. Si era studiato la madonna. Poi c'è l'avarizia, la gola, e poi la lussuria. È l'ultimo anello della catena. Le discussioni, prosegue il testo, saltato un pochino, presuppongono un autogiudizio e una critica all'ordine o azione altrui. Giudicare è difficile cosa e raramente il giudizio è giusto, ma non lo è mai quando giudica inutile o errato o ingiusto un ordine divino. L'uomo doveva ubbidire. La prova di questa sua capacità, che è misura di amore e di rispetto, era nel modo con cui avrebbe o non avrebbe saputo ubbidire. Dio l'ha messo alla prova l'uomo, come mette alla prova tutti quanti. Dio ci mette alla prova. Eh. Tante volte ho detto tutte le polemiche sulla nuova traduzione italiana del Padre Nostro, che è una traduzione, dichiaratamente l'hanno detto la CEI stessa, pastorale. Il testo greco l'ho detto altre volte, caeme esenences mon. Cioè, non si tratta del fatto che Dio, ma che è evidente questo qui, questo, questo lo scrive anche San Giacomo nella, 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 nella sue rettice: nessuno dica che Dio lo tenta al male perché Dio al male non ci tenta nessuno, noi siamo tentati dalla nostra concupiscenza. Dio non tenta al male, ma Dio ci mette alla prova per vedere se liberamente scegliamo di essere fedeli al bene. È chiaro che se non superi la prova, cadi nel male. Come per Adama e per Eva. Perché Abramo non è stato messo alla prova? Eh? E che prova, amici miei? E che prova? Anche la Madonna è stata messa alla prova, sotto certi punti di vista. Perché quando è stato inviato l'Arcangelo Gabriele, la Madonna ha dovuto operare un discernimento. Da dove viene questa creatura? Da Dio o non da Dio? Gli do retta o non gli do retta? Mi fido o non mi fido? Mi affido o non mi affido? A lei ha superato la prova. Dio ci mette alla prova e come? Perché Dio vuole che noi stiamo dalla sua parte per una scelta libera, consapevole e volontaria. Avendo la possibilità di fare altro, perché se non avessimo la possibilità di, di, di fare altro, non saremmo realmente liberi. Se non possiamo fare altro.. E nella libertà dell'uomo, che non è perfetta come quella divina, per forza come c'era in quella dell'angelo, ci deve essere la possibilità di dire di no. Per forza. E così è stato per i primi. Ancora, Dio sapeva che a quell'albero sarebbe andato Satana per tentare. Dio sa tutto. Il malvagio frutto era la parola di Satana gustata da Eva. Capito? Qual era questo frutto? Il pomo? Nessun pomo. La parola di Satana gustata da Eva. Il pericolo di accostare alla pianta era nella disobbedienza. Capite che dice? Il pericolo nell'accostare alla pianta era nella disubbidienza, perché quella pianta c'è doveva andare. Alla scienza pura che Dio aveva dato, Satana inoculò la sua malizia impura, che presto fermentò anche nella carne. Ma prima Satana corruppe lo spirito facendolo ribelle, poscia l'intelletto facendolo astuto. o ben conobbero dopo la scienza del bene e del male, perché tutto, persino la nuova vista per cui conobbero di essere nudi, li avvertite la perdita della grazia che li aveva fatti beati nella loro intelligente innocenza, sino a quell'ora e perciò della perdita della vita soprannaturale. Nudi non tanto di vesti, quanto dei doni di Dio. Guardate che bello, anche qui. Chi conosce gli scritti di Luisa Piccarreta dice che hm, Adamo ed Eva hm, non erano nudi come siamo nudi noi, erano vestiti di vesti spirituali della luce della divina volontà, hanno perso quella col quel peccato originale e si sono accorti che non ce l'avevano più. Quella veste di luce che ci hanno, hanno i beati, Gesù risorto tra poco è Pasqua, anche se dobbiamo passare attraverso il trigo, di che cosa era, era vestito? Di luce, <ride> certo, che poteva anche il cioè, paradiso. Può fare qualunque cosa, puoi fare tutte quante le vesti che vuoi, d'accordo? Si dice che i beati in paradiso sono queste vesti bianche avorio con la fascia cinta al petto, un po' come c'era Gesù nell'immagine della Divina Misericordia, no? Ma questo è. È un di più. La veste dei beati è veste di luce. Nudi non tanto di vesti quanto dei doni di Dio. Nudati alla grazia. L'inno Acatistos che dice alla Madonna, ave tu veste ai nudati di grazia. Bellissima espressione. Poveri per aver voluto essere come Dio, morti per aver temuto attenzione di morire con la loro specie se non avessero agito direttamente. Capito cosa sta dicendo? Se non facciamo questa cosa, eh, noi siamo in due, gli animali si riproducono, si riproducono così, giusto? E eh, se non lo facciamo pure noi, e chi ce la darà una discendenza a noi? Qui sta introducendo un altro, attenzione, un altro sottile argomento, eh? Morti per aver temuto di morire con la loro specie se non avessero agito direttamente, quindi ci penso io. E invece Dio non voleva questo, Dio non voleva che gli uomini ci pensassero loro. Ci penso io alla riproduzione del genere umano attraverso una modalità che non ti interessa sapere. E noi non la possiamo conoscere perché Adamo ed Eva non l'hanno conosciuta manco loro. Perché prima che, che questa fosse posta in essere ci avevano già pensato loro. Quindi, quel misterioso modo con cui sarebbero nati gli esseri umani, di cui già i padri della chiesa parlavano, non c'è dato di conoscere, non lo sappiamo. E non lo potrei, forse lo, lo, lo sapremo sicuramente in paradiso, ma qui, eh, a meno che il nostro Signore non vada un pochino oltre, ci dice guarda che sarebbe stato così, qui uso soltanto delle, delle metafore, come una pianta baciata dal sole. Ma di fatto che sarebbe successo esattamente? Come la Madonna, quindi ci pensa lo Spirito Santo? Boh, non lo sappiamo. Ci sarebbe stato un modo con cui, che ne so, Dio si inventa un sistema per prendere il gamete dell'uomo, fecondare la donna, e far nascere sto, sto, sta sta creatura senza i dolori del parto. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, è inutile che ci stiamo a cervellare troppo. Ma c'era, sicuramente. E anche su questi i padri avevano visto giusto. E anche su questo i padri avevano visto giusto? Sono i padri della Chiesa, attenzione, eh, ricordiamo la prima parte di questo, di questo ciclo di, di catechesi. Qualcuno dice, ah, Maria Valtorta, tutte cretinate, e chi gli dà retta? è eh, questa qui, questa è una pazza, è una, una mezza vi, vi, visionaria. Se qualcuno vuole, vuole pensare questo qui, per ora lo può pensare, purtroppo, perché non essendo ancora santa canonizzata dalla, dalla Chiesa, secondo me è mo molto grave pensarlo, ma se uno volesse potrebbe anche farlo. Ma attenzione. I padri della Chiesa c'erano arrivati e di quelli non si può dire che erano pazzi furiosi da ricovero. Non si può, non si può, non per un cattolico almeno. Proseguo: hanno commesso il primo atto contro l'amore con la superbia, la disubbidienza, la diffidenza, il dubbio, la ribellione, la concupiscenza spirituale e per ultimo con la concupiscenza carnale. Anche qui, quindi il peccato originale, possiamo dire, fu, fu, fu il primo atto sessuale? Sì e no. <ride> Nel senso che il punto di arrivo sì, ma non il punto di partenza. Specifica, alcuni credono che sia invece stato l'atto primo la concupiscenza carnale. No. Dio è ordine in tutte le cose. Leggo ancora un pochino più avanti. Dopo il peccato originale che cosa va a succedere? L'uomo privo di grazia non è che il più perfetto degli animali. Bellissima questa... questa questa espressione, il più perfetto dagli animali, l'uomo privo di grazia. Si era presto adattato al suo nuovo destino, non più facile e giocondo come il primo, ma non privo di gioie umane che compensavano dei dolori umani. E qui vediamo un pochettino, no? Questo discorso che molti fanno anche oggi, eh? La passione del senso si soddisfaceva nella carne compagna, fusa. Attenzione, non santamente come Dio voleva e come l'uomo innocente e pieno di scienza aveva compreso nell'Eden a farsi una carne sola. Attenzione, eh? Qui il Signore sta dicendo tante cose. Primo, ci sarebbe stata una fusione santa, senza passione del senso e questa era quella che Dio voleva. E ci cioè dice anche che l'uomo pieno di scienza l'aveva pure compresa. Ci picchia. Vedete, ricordate quel padre della Chiesa, se non, se non ricordo male, era Clemente Alessandrino, che disse una cosa: questo si trova sotto certi aspetti anche nell'opera del, del Don Bortoluzzi, ma in un senso differente. Vi ricordate quando dissero che, quando dissero il padre della Chiesa, che mi sembra che fosse Clemente Alessandrino, che il peccato originale era consistito nel fare quello prima del tempo stabilito da Dio. C'è del vero in questa cosa, alla luce di quello che stiamo dicendo, cioè, e di quello che abbiamo appena letto, l'uomo sapeva che ci sarebbe stata un'unione santa, tale da fare una carne sola, ma non con la libidine, non lo, non, non lo sappiamo come questa cosa qui. E da questo si sarebbe moltiplicato il genere umano. Che cosa ha fatto? Ha anticipato i tempi, cioè ha avuto fretta, ma per avere fretta ha messo in atto la scienza avuta dal diavolo. Cioè penso io. Se gli animali fanno questo vuol dire che lo possiamo fare pure noi. Capito? La gioia del creare da soli. Oh orgoglio persistente. Riprendo la citazione. Eh, nuove creature illudendosi con ciò di essere simili a Dio Creatore. Il dominio sugli animali, la soddisfazione dei raccolti. Bastare a se stessi senza aver ringraziato a nessuno. Queste erano gioie sensuali, ma sempre gioie. Oh, quanta oscurità da fumo di orgoglio e da carigine di concupiscenze sfrenate, perdurò ostinata nei due proterbi. Diceva, vabbè, ormai abbiamo fatto questa cosa qui. Intanto, godiamoci l'uno con l'altro. Via, a tutto spiano. Questo lo pensano i tantissimi anche adesso. Nascono i figli, godiamoci questi figli. Niente, non è... Ha visto che nascono? Poi, comunque, gli animali possiamo dominarli. Abbiamo, possiamo coltivare la terra, possiamo raccogliere piante. Oh, tutto sommato! Non è che, tutto, non è che fa tanto schifo sta, sta vita. Questo lo pensano tutti adesso. Eh. Quando è che è cominciato? Che l'uomo ha cominciato a riflettere? Quando Caino ha ammazzato Abele. Spiega poi. Allora lì se si sono resi conto che l'innesco che avevano creato era terrificante il male si era scatenato ecco. poi vedremo la prossima volta il commento al peccato di, di, di Caino che è più grave perché aggiunge un'altra cosa alla già compromessa situazione umana no? attenzione per una infedeltà della donna salto un po' l'umano genere conobbe il peccato, il dolore e la morte per una infedeltà della donna, il concetto che il peccato originale è cominciato con Adamo e che è stata con Eva. Scusate, che è stata Eva la seduttrice. È stata Eva ad andare all'albero della conoscenza del bene e del male. È stata Eva a ricevere la scienza satanica e a trasmetterla all'uomo? Che è affermato chiaramente nel testo biblico è assolutamente. Confermato dagli scritti di Maria Valtorta. Per un'infedeltà della donna, riprendo la citazione, l'umano genere conobbe il peccato, il dolore e la morte. Per la fedeltà della donna, con la D maiuscola, cioè la Madonna, l'umano genere ha ottenuto la rigenerazione alla grazia, e perciò il perdono, la gioia pura e la vita. Leggo ancora l'ultimo, gli ultimi due brani. A un giusto in tempo. Allora, qui il Signore sta spiegando, in quest'ultima parte, il rapporto che c'è tra il peccato originale degli angeli e il peccato originale degli uomini. C'è una lunga sezione dove, dove spiega il peccato di Lucifero, l'abbiamo accennato anche noi a questo, no? Il disordine ormai era, e con esso il peccato, dopo il peccato degli angeli. Il dolore e la morte poterono insinuarsi sinuosamente fra le delizie dell'Eden. Turbare l'ordine, l'armonia, l'amore, spargervi il tossico, corrompere l'intelletto, la volontà, i sentimenti e gli istinti, suscitare appetiti colpevoli, distruggere innocenza e grazia, addolorare il creatore, fare delle creature prima soprannaturalmente e naturalmente felici, due infelici. Condannati a trarre faticosamente il pane dalla terra ormai maledetta e producente triboli e spine. Condannata la donna a partorire con dolore, a vivere nel dolore e nella suggestione dell'uomo. Condannati entrambi a conoscere il dolore del figlio ucciso dal figlio e la vergogna di essere genitori di un fratricida. Ed infine conoscere il dolore del morire. Tutto questo millenario dolore viene da un disordine creato da un ribelle in cielo, cioè Lucifero, e da un'acquiescenza al disordine proposto da esso, ormai maledetto serpente nell'Eden ai due primi abitatori sulla terra. Ne mai più, attenzione, eh, la prima perfezione, il primo amore, la prima armonia. L'ordine primo poterono risorgere dopo che volontariamente un angelo e due innocenti preferirono il male al bene supremo. Chi conosce gli scritti di Luisa Piccarreta sa che qualche speranza di riavvicinarci all'Eden, perché questa è la promessa fatta dal Signore, ce lo dà il regno della divina volontà, di cui a Maria Valtorta, come sempre fa nostro Signore, non era stata fatta parola, perché nostro Signore a ognuno dei suoi eletti rivela qualche cosa in particolare. Non c'è nessuno che faccia asso, piglia tutto e che se la trova tutte quante, d'accordo? Tuttavia, se la Divina Volontà non viene a regnare, quello che vivevano Adamo ed Eva, ce lo possiamo completamente dimenticare perché di per sé perduto. Personalmente, non ritengo che possa tornare nel genere umano il progetto creativo che Dio aveva prima del peccato originale, nonostante il regno della, della divina volontà. Eh. Personalmente, se mi sbaglio, sono ben felice. Quindi le molte cose che possono, sono molte le cose che possono tornare, d'accordo? Tutte no, così come non credo che i cittadini del Regno della Divina Volontà, per chi la conosce, non passeranno per la morte, questo anche Gesù lo, lo, lo afferma. I corpi saranno incorrotti, ma la morte... Cioè ci sono delle linee che sono state varcate, quello ormai... In questa vita è così. Riprendo: neppure il sacrificio di un Dio fattosi uomo per redimere valse a stabilire lo stato primitivo di ordine, armonia, amore e perfezione. La grazia restaura, ma la ferita resta. La grazia soccorre, ma i vomiti restano. Mentre prima sarebbe stato dolce e senza sforzo il pervenire al regno di Dio, Ora occorre usare violenza. Citazione del Vangelo. Il regno di Dio patisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. Che significa? Questo significa. Usare violenza per conseguire il regno dei cieli. Violenza santa contro violenza maligna. Perché dal momento del peccato il bene e il male sono e si combattono fuori e dentro l'uomo. Dio chiama. Satana chiama. Dio ispira, Satana ispira. Dio offre i suoi doni, Satana i suoi. E tra Dio e Satana sta l'uomo. L'uomo nel quale sono due nature in lotta fra loro. Quella carnale, in cui sono i fomiti della colpa. Quella spirituale, in cui sono le voci della grazia. E se Dio si volge alla parte che da lui ha somiglianza, perché il Padre che ama la sua creatura e ad essa si vuole riunire dopo la prova terrena di essa, Satana, l'avversario, l'odiatore di Dio, e dell'uomo, creatura di Dio, all'una e all'altra parte si volge, ed aizza la carnale, mentre tenta di sedurre la spirituale, per vincere e fare preda da quel leone ruggente che vuol divorare, di cui parla l'apostolo Pietro. Ecco, questo può bastare per quanto riguarda l'epistola ai romani come abbiamo visto eh, niente di sostanzialmente nuovo sotto il sole direbbe un grande antico profeta biblico cioè il coelet però usciamo ulteriormente diciamo così corroborati nelle informazioni che già avevamo acquisito ripeto la prossima volta andremo a rivedere l'ho già fatto in un altro ciclo di catechesi però questo evidentemente deve essere eh, cioè nelle, nelle catechesi bibliche sul, 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 sull'Antico Testamento, quando siamo arrivati a Genesi 6, l'abbiamo fatto, c'è chiaramente una dissertazione. Ho fatto un riferimento per interpretare appunto quel passaggio molto, molto misterioso sui figli di Dio e i figli degli uomini, su quei misteriosi ginec giganti nati da questi, da questi accoppiamenti un po' particolari. No? Ecco, Lo vedremo la prossima volta chiaramente. E, e dopo questo, andremo a fare una tirata di conclusioni. Su tutto quello che emerge dagli scritti di Maria Valtorta. Ripeto, lo step successivo sarà un confronto, dopo una breve introduzione tra Maria Valtorta e Don Guido Bortoluzzi, abbiamo già viste tante cose, però le riprenderemo in forma sistematica. E poi ognuno, certamente, è libero di agire come meglio crede eh, di cre e di credere a chi ritiene più, più opportuno e forse le ripeto in appendice magari una o due puntate potremmo prendere alcuni passaggi del libro di Teneramata che mostrandoci come è la gloria accidentale dei beati ci dà forse un'idea di come poteva essere l'amore umano prima della colpa d'origine e come purtroppo per riaverlo in quella forma così bella toccherà attendere il paradiso a chi ha seguito la diretta eh, o vedrà questa, questa, questa catechesi in questi giorni, faccio gli auguri di un Santissimo Triduo Pasquale e di una Santa Pasqua. Noi ci vedremo la settimana prossima per una nuova puntata. A Dio piacendo. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.